Buonasera a tutti, Achille Filipponi, on stage si potrebbe dire. <ride> Dai. Rido col microfono, se no non si sente, se non non ride, si sente eh, fuori. Cioè. Esatto. Dai, iniziamo questo talk con te. Ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Eh e Adesso diciamo apriamo il vaso di Pandora, siamo arrivati al talk che apre il vaso di Pandora, perché eh, diciamo, quando abbiamo iniziato eh, a progettare questa, eh, questo programma collaterale alla fiera, abbiamo pensato da una parte eh, di, eh, che fosse necessario parlare di new media, di linguaggio fotografico, allo stesso tempo volevamo dare rilevanza all'editoria. Eh, Ugualmente volevamo parlare di collezionismo o di che cosa significasse collezionare fotografia e poi chiaramente anche dare spazio a ricerche eh, che non sono ancora consolidate a livello di mercato ma che hanno un grandissimo potenziale sia in termini di sperimentazione sia in senso, di, in senso fotografico in sé. E Achille da questo punto di vista incarna tre o più personalità perché è un, autore, è un autore che opera, eh, che, che è basato qua a Torino, ma che opera insomma, eh, in tutta Italia perlomeno, ha un progetto di self-publishing indipendente, Yardpress, con base a Roma, in collaborazione con Carpentieri, che poi insomma, ci illustrerai magari anche un po' meglio, eh, è anche docente di semiotica e eh, allo stesso tempo... Uh, lavora un progetto recente ma già di successo, già notevole insomma, da un punto di vista dell'importanza e della rilevanza che è Archivio sempre in ambito di editoria Magazine, sì. Magazine. Magazine. quindi uh, possiamo parlare di tutti quelli che sono diciamo, i temi che abbiamo evidenziato uh, durante il programma di Talk però ti chiederei uh, di iniziare a fare questo partendo dalla tua pratica, cioè qual è il tuo approccio alla fotografia, come consideri la fotografia e perché realizzi i progetti che vedremo nello slideshow che noi chiaramente vediamo davanti eh, e gli spettatori vedranno dietro o online, chiaramente sul sito di www.defer.com o su YouTube nel canale dedicato. Eh, grazie, anzitutto ribadisco il, il grazie, ma ehm, sì, diciamo che ehm, ci sono due o tre capisaldi, due, due o tre punti importanti. Nella pratica che cerco di portare avanti a livello di ricerca, eh, qui stiamo vedendo una serie molto importante che è iniziata nel 2012, che si chiama Der Strom, che ha visto una parte diciamo, di se stessa essere esposta a 2014 Contemporary a Milano, a cura di Elena Maninetti e Matilde Scaramellini con questa coppia. Di, di fratelli che vedete alle mie spalle che sono stati fotografati in quanto uno era diciamo, il risultato eh, antropologico del plagio dell'altro. Quindi eh, si è aperto questo discorso sulla coppia che poi si è, è scoppiato, scusate il gioco di parole, nel, nel, nelle ricerche successive. Prima di andare dentro nel profondo quello che posso dirti rispetto a che credo sia un po' la responsabilità che ci dobbiamo prendere tutti noi autori che abbiamo a che fare con l'immagine più che con la fotografia, perché secondo me è più interessante chiamarla così, eh, è di dichiarare diciamo, il, la tipologia di rapporto che intratteniamo con la disciplina, cioè la tipologia di rapporto che intratteniamo con il medium. Um, Personalmente per me la tipologia di rapporto che intraprendo con la fotografia è un rapporto di eh, assoluto, assoluta osmosi con eh, un punto specifico dell'immagine dell che è quello del testo. Cioè per me l'immagine è un testo, è un testo, è un testo eh, né più nemmeno per esempio paragonabile al testo pittorico o al testo letterario. Eh, questo che cosa comporta? Comporta che eh, vorrei cioè, riuscire a portare avanti tutta una serie di lavori che comprovano questo fatto che la fotografia non può, non riesce a, eh, diciamo a eh, trasportare neanche un piccolo grammo di verità di quello che racconta eh, rispetto al fatto che invece eh, in questo risultato che è il fotografico rispetto al reale, eh, nella sua forma diciamo, di rappresentazione, eh, il fotografico travalica assolutamente la realtà. Quindi diciamo che per me la fotografia è assolutamente il risultato di una performance anche fisica, nel senso che le fotografie vengono scattate da un autore che fa dei movimenti fisici e sceglie in base al suo cervello più che al suo occhio di fotografare alcune cose e altre no, perché sono dei segni che hanno, si agganciano a dei significati e in questo trasporto eh, le forme di rappresentazione della fotografia sono delle forme di rappresentazione che con la realtà c'entrano molto poco, seppur nitide. Perché io non lavoro col panning, con l'espressionismo fotografico, ehm, queste forme di rappresentazione sono assolutamente distanti dal reale, per cui tendono a, più che a eh, come dire trasporre sì, una narrativa descrittiva. raccontano un, qualco, un qualcosa di altro che va diciamo, costruzione hanno una logica eh. che è assolutamente costruttiva. Mm, ma guarda, hai evidenziato due passaggi: quello della performatività dell'immagine o della performatività in immagine, eh, che è un tema che abbiamo approfondito nei giorni scorsi con, eh, con Filippo Berta, eh, che è un performer. Abbiamo approfondito con Cristian Chironi, che è un performer che lavora con l'immagine. Certo. Ma allo stesso tempo ne abbiamo parlato anche con Vittorio Mortarotti, che eh, ha un approccio che è diametralmente opposto, per esempio al tuo. Eh, ma allo stesso tempo evidenziavamo la componente, l'importanza dell'essere nel luogo, di esperire sì. quel luogo, ma allo stesso tempo di portare in quel luogo dei valori che sono altri rispetto all'accadimento. No? Eh, e in questo senso c'è questo aspetto che eh, evidenziamo. Facciamogli un quadratino attorno ed è importante. Eh, L'altro però è comunque un collegamento alla storia. Dell'immagine, dell della storia della fotografia che è evidente nei tuoi lavori già a partire dal, ritratto, dal doppio ritratto che, che ci raccontavi prima. Sì. Quindi, in questo, in questo senso, ti chiedo di eh, raccontare un po' come nasce il tuo percorso, quale fotografia guardavi, quale fotografia guardi e eh, quella che ti ispira, insomma, eh, da un punto di vista della creazione e verso dove sta andando la tua ricerca. Diciamo che a livello di, come dire, di appiglio, di incontro, di epifania nella mia vita, diciamo, nel mio percorso fino adesso, hanno rappresentato uno scoglio importantissimo su cui sbattere gli autori dell'arte concettuale degli anni 70. Questo sicuramente. In ambito prettamente fotografico, quindi su come usavano loro l'immagine e come l'immagine poi fosse diventata per loro una sorta di eh, finto documento, rappresentazione parziale della realtà, indagine ulteriore, costruzione, eccetera, cioè forme di scultura, anche forme di eh, reliquia di performance, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'ambito prettamente fotografico, le cose a cui mi sento più vicino sicuramente sono le cose degli albori della fotografia, perché nei primi, fine 800. Primi Novecento, secondo me lì c'è la vera, eh, come dire, la vera, al, quasi il vero esoterismo, la vera alchimia della fotografia, no? in questo essere proprio ancora come è tuttora acerba. Mm, faccio questo discorso riferito a questi due filoni eh, perché ritengo che mm, per fare sperimentazione intorno alla fotografia, al linguaggio della fotografia, perlomeno per come la, la intendo io. Non sia necessario sconvolgere la forma del medium, quanto invece sconvolgere il contenuto del medium. E per contenuto non intendo cosa fotograferò. Potrei fare un libro tutto su una stanza, o potrei fare un libro su sei secondi di uno zampillo di una fontana, no? un intero libro fotografico, non avrei nessun problema a farlo. La cosa interessante di questo approccio, secondo me, è che. Quello che è contenuto nella fotografia, quando tu hai un registro formale classico, eh, assume un, un ruolo rilevante, cioè metti il contenuto fotografico in prima linea rispetto allo sconvolgimento della forma, stampare la foto su PVC, sul telone, eh, avere delle sort, una sorta diciamo, di alibi in quanto allestimento, esposizione, tipologia di cornice che eh, ti diciamo, gettano nel mondo dell'arte contemporanea. No? Ma mh, è una sorta di rivoluzione, ripeto, molto formale, più che contenutistica. A me interessa molto, eh, per esempio, rispetto a questi lavori che vediamo scorrere dietro di me, eh, entrare dentro l'acqua e cercare di fermare 26 onde che nascono nell'acqua delle rive francesi per dimostrare che la fotografia prima di tutto non racconterà quell'istante perché o arriva troppo presto o arriva troppo tardi, questa è una sorta di frustrazione, diciamo, dell'impossibilità del racconto. Allo stesso tempo, oltre a questa impossibilità, secondo me la cosa interessante è che quelle foto non saranno mai onde, saranno sempre altro, significheranno altro, questa impossibilità significherà altro. Se io aspetto nove giorni per scattare nove fotografie eh, fuori da un, da un parcheggio di un cimitero, per fotografare eh, i tratti delle ruote di chi è andato a cercare qualcuno in quel cimitero che non c'è, sto fotografando la mia frustrazione che cerco da, da operatore dell'immagine qualcosa che non troverò. E in questo Con senso contenuto... tu, hai, tu hai la possibilità di indirizzare il racconto o pensi che il medium sia freddo? E quindi puoi solo registrarla, questa cosa sicuramente cioè, registri sicuramente... la frustrazione, non l'evento in sé, non la capisco. No, no, ma capisco quello che vuoi dire. Sicuramente questa narrazione che involontariamente creo perché basta accoppiare due immagini per fare una narrazione, quindi la narrazione è involontaria. Non è che io sono la contro la narrazione, è che io sia contro la narrazione. La cosa che mi interessa però è che quando la fotografia esiste prima della fotografia non esiste niente perché la realtà con la fotografia non c'entra nulla. Quando la fotografia esiste si palesa, quella fotografia non è quella cosa che abbiamo fotografato e allo stesso tempo, pur non riuscendo a restituircela, seppur identica probabilmente, travalica quella cosa che abbiamo fotografato. Quindi io mi trovo in questa condizione in cui la fotografia, cerco sempre di lavorare su questa sorta di frustrazione, in cui la fotografia non riesce a fare quello che vorremmo che facesse e allo stesso tempo riesce ad andare. Non riesce a non andare oltre rispetto a quel desiderio che noi abbiamo. Un concetto che effettivamente fa parte della natura eh, fotografica anche nelle sue manifestazioni non artistiche. No? Se penso alla mostra che adesso ospitiamo a Camera sull'archivio certo. sull Publifoto, l'archivio di fotogiornalismo più importante in Italia, eh, quelle, foto, quelle immagini venivano utilizzate eh, in editoria per raccontare, eh, per illustrare. Fatti e accadimenti reali, ma molto spesso, e questo è stato anche eh, il paradosso, comunque il fattore divertente di allestire quella mostra. Di pensare a quella mostra, è che buona parte degli scatti erano tutte delle pose, erano tutte delle. no? Quindi erano tutti degli attori che. Eh, 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 C'era una fotografia a tutti gli effetti. Sì, 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 sì. sì, sì, sì no, E esatto. poi la cosa interessante. E quindi allo stesso è... tempo eh, anche il fotogiornalismo non dimostra questo ah, concetto certo. che dici. Certo, che il fotogiornalismo più spesso si arroga il diritto di raccontare la realtà, paradossalmente la travalica e non riesce a raccontarla allo stesso tempo. Come dici tu, eh, in ambito di fotografia diciamo, utile, scientifica, ingegneristica, medica, chimica, eh, commerciale, anche un profilo Instagram, anche, un, che vende te stesso, anche una, eh, un set fotografico di eBay perché devi vendere un oggetto su eBay. Uh, è la dimostrazione perfetta in cui la, rispetto alla quale la fotografia è ancora una volta impossibilitata a raccontarti la realtà, e non riesce a non travalicare quella stessa realtà. Quindi se io prendo una fotografia da un profilo eBay di un venditore, la prendo e la metto qui in uno stand dentro The Fair è assolutamente un'opera. Ma questo è sempre Vabbè, vazio, è un concetto base per tutto. Certo. Quindi è una specie eh, di ready made involontario, sì. Esatto. Eh, con Vittorio Mortarotti parlavamo della questione, eh, ci, ci, una metafora, utilizzando una metafora, descrivevamo eh, i fotografi, la fotografia, l'immagine, gli artisti che utilizzano l'immagine dei piccoli Robinson Crusoe, in un qualche modo. No? Quindi a partire da elementi di significato eh, assolutamente personali, eh, in qualsiasi luogo tu vada a trovarti, per lavorare, per fare un progetto, in realtà cerchi di ricostruire delle storie che in realtà fanno parte del tuo inconscio più profondo. No? Quindi volevo chiederti un po' come nel, nei tuoi progetti vivi l'esperienza del luogo e che cosa cerchi in quei luoghi, anche se vuoi fare riferimento per esempio all a, a, alla prossima mostra che inaugurerai a Milano, a cui mi facevi accenno nei giorni scorsi che è assolutamente focalizzata sul, sul concetto luogo, di spazio. Di spazio sì. Sì, la rappresentazione dello spazio. Eh, no, una cosa importante, Robinson Crusoe sì, è vero, però bisogna stare sempre attenti al fatto che eh, questo esploratore, tra virgolette, è un esploratore che io per esempio mh, esploro anche se non esco dalla mia camera da letto. Perché la fotografia è sempre comunque un autoritratto, perché la fotografia è sempre comunque un'autodefinizione, è una sorta di tentativo di messa a fuoco di te stesso. Non, 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 per me il luogo dove sto non conta nulla, assolutamente niente. Potrei fare un'intera carriera fotografica fotografando dietro casa mia. Non mi interessa assolutamente dove sto. Non penso che mh, sia dirimente. Inter, cioè è dirimente se tu metti la fotografia nel sociale. Prendi e la prendila, getti nel sociale, nel divenire quotidiano. Allora devo standare al Palio di Siena per fotografare il Palio di Siena per i cavalli, per la muscolatura, per lo sfruttamento, per gli animalisti, per il rito sociale, per l'antropologia sociale del Palio. Per me la fotografia ha veramente molto poco a che fare con queste cose, veramente quasi zero. Eh, per cui si possono fare lavori splendidi di fotografia dentro questo box, paradossalmente, dove ci troviamo ora. Eh, altra questione: sì, il questa luogo è critica sociale. <ride> il, luogo, il luogo, come mi dicevi tu, ho avuto recentemente, spero che si farà un incontro bellissimo. Con Orio Vergani un pomeriggio insieme abbiamo passato. In cui gli ho spiegato questo progetto. Lui è stato, sembra essere d'accordo a farlo eh, 2000, inizio 2020. Dopo un'altra mostra che farò a Marsiglia per il pre-manifesta, eh, si tratterebbe fondamentalmente di intervenire dentro la galleria, la sua galleria di Milano, Nowhere Gallery. Per mappare la galleria con uno scanner e restituire una seconda pelle alla galleria fotografica viene riattaccata dove lo scanner prendeva le immagini e poi allo stesso tempo la galleria sarà fotografata in terza dimensione, tra virgolette come noi occidentali amiamo tanto dire, fare e guardare in prospettiva centrale ehm, per dare questi due limiti della fotografia, no? i limiti massimi, quindi la riproduzione uno a uno sotto scanner con una luce che si muove fino alla rappresentazione tridimensionale dello spazio. Eh, questo perché, ripeto, secondo me il medium va messo in crisi tenendo un tono formale classico perché va messo in crisi il suo contenuto più che la sua forma, la sua superficie, la sua pelle la sua, il suo modo di la sua proiezione esterna, la sua esteriorità è, secondo me è dentro la fotografia che, che si gioca la grande battaglia della fotografia perché se la fotografia diciamo, ehm, tenta con tutta se stessa di entrare nell'arte contemporanea perché mh, fa una sorta di nuovo astrattismo fotografico, una sorta di zombie formalism di set fotografico concettuale eh, stampata su Marmo, eh, non arriviamo da nessuna parte perché entri in un'altra gabbia, in un'altra forma, invece la forma deve rimanere immutata, secondo me quasi diciamo in questo eh, cambiare tutto perché nulla cambi fondamentalmente a livello formale, gatto sì, pardiamo, forse per avere un considerando... Eh, la, la giovane storia della fotografia, poi anche avere un'occasione un, un di comparazione poi, rispetto a quanto fatto in passato e quindi una dimostrazione di quelle che sono le evoluzioni inteso proprio in termini comparativi. Il nostro tempo sta Scadendo. per scadere, la, la, però la, la, la io 5 minuti in più me li prendo per farti la domanda del secolo e tu non mi risponderai in 16 secondi, te lo racconto perché poi non lo sono, <ride> sono 5 minuti, però ti chiedo di prenderteli tutti per raccontarmi in realtà il valore che per te ha il libro oggi in fotografia, quindi non quello che ha avuto, no? però ti chiedo di evidenziare quelle che secondo te sono le caratteristiche, dal tuo punto di vista, del libro oggi in fotografia. Il libro oggi in fotografia, Il libro oggi in fotografia allora, io mh, sono cofondatore di YarPress insieme a Gian Domenico Carpentieri, YarPress ha tutta una filosofia praticamente sua, nel senso che eh, produciamo tutto, siamo indipendenti veramente sotto ogni punto di vista e questa è una questione politica che riguarda la visione di YarPress, ma rispetto al libro e le immagini e l'uso delle immagini nel libro c'è un punto in questo momento che... Eh, il libro è diventato una specie in fotografia in particolar modo è diventato una specie di sostitutivo della mostra. questo è stata una cosa ottima all'inizio, eh, e deleteria nello stato attuale perché i libri sono un'enormità. Gli acquirenti dei libri sono pochi. C'è un'overproduzione di libri pazzesca la maggior parte dei libri sono assolutamente inutili perché non si calcola il fatto che questi libri ci sopravviveranno e, e nostro mio no perché forse non avrò, però figli, nipoti li troveranno nei cassetti sì. e, e si renderanno conto forse che non significano niente che non servivano a nulla, eh, la maggior parte dei prodotti sono assolutamente generazionali quindi dico perché fare un libro di fotografia? Sì, più oggi? che altro raccontano un'esperienza singola e non raccontano un'articolazione. Non è paradigmatico, di... eh, esatto. non, non è metaforico, non è analogico, è assolutamente eh, generazionale. Sì, dedascalico e generazionale perché se hai 21 anni e mezzo fare un libro di fotografia è una roba strana, cioè, perché quanti scrittori ci sono di 21 anni e mezzo, quanti pittori ci sono di 21 anni e mezzo che fanno una retrospettiva o 40, una retrospettiva di 40, una personale con 40 quadri. Quindi perché io devo fare a 21 anni e mezzo un libro con 100 fotografie dentro? Dove le prendo? Ho vissuto così poco, non lo so, sono reazionario sotto questo punto di vista, ma questo è un discorso forse relativo alla fotografia in generale. Il libro bisogna dobbiamo stare un po' più attenti, nel senso che i libri che vengono stampati, secondo me... Uh, devono sopravvivere, devono... io quando faccio un libro con gli press penso al libro tra 50 anni e se devo fare un libro mio allo stesso modo penserò a come sarà questo libro tra 30 anni perché un libro non è una mostra, non è un film, non è la prima di un film, non è un evento un libro e non è neanche un passepartout come è diventato uh, come potremmo dire borghese tra virgolette prendetevi in giro per darlo a qualcuno in mano che poi ti fa fare qualcosa, no? Secondo me la cosa più importante per quanto riguarda le immagini attualmente è l'archivio. Perché più di un... prima il libro era eterno, facevi due libri in tutta la vita, no? Tre. Adesso ne fai tre in tre anni. Quindi facciamo parlare l'archivio dei fotografi. Vediamo quando moriranno, che cosa ci lasciano. Ok. Ottima conversazione, bellissimi stimoli, ti ringrazio davvero tanto per te. non esserti risparmiato in niente. Grazie a te. E come, come da premesse, il vaso è aperto, adesso lo richiudiamo, lo richiudiamo. <ride> oppure speriamo di avere una prossima occasione per continuare queste riflessioni, anche allargandole poi chiaramente a chi, per esempio, da una prospettiva diversa, eh, tre libri li ha fatti, li fa e probabilmente ritiene anche che abbiano. Una funzione inevitabile in questo momento. Il confronto non può che darci poi un risultato positivo. Grazie, 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 grazie mille. Grazie.